Cari amici, buonasera. Ci ritroviamo anche questa sera per discutere sull'iter poetico di uno dei più grandi poeti del Novecento, che è appunto Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti fa parte di un periodo letterario che è conosciuto in maniera molto significativa, molto importante, che è appunto l'ermetismo. È da dire che furono tanti gli scrittori del primo Novecento che si unificarono negli anni della prima guerra mondiale, ma anche nell'immediato dopoguerra, per ricercare una poesia pura, una poesia fondata su un estremo rigore linguistico. Quindi si avvertì questa esigenza di una poesia proprio che liberasse la parola da ogni impaccio retorico, da ogni residuo momento sentimentale o moralistico e la presentasse nuda ed essenziale, in maniera cioè che la parola fosse sì diffusa e sentita, ma ridotta dal punto di vista semantico alla essenzialità della parola stessa. Questa poesia, che fu detta appunto ermetica, anche se il termine nacque in senso negativo, in senso proprio demolitore, fu detta così da coloro che restavano invece molto legati alla tradizione, proprio ancorati alla tradizione, poiché secondo il loro giudizio era una poesia che si esprimeva in modo oscuro, in modo incomprensibile, e dietro quella che si considerava la rottura degli schemi logici e sintattici, nascondeva un'assoluta povertà di contenuti. Bene, ma la nuova poesia, anche se è vero che non manchi a volte di qualche velleità estetizzante, è invece qualcosa che testimonia una profonda e sofferta vicenda umana. Ed è quello che troviamo nella poesia appunto di Giuseppe Ungaretti. Chi è Giuseppe Ungaretti? Lo conosciamo tutti, ma ci ripassiamo un po' qualche episodio, qualche momento importante della sua vita. Intanto diciamo che è nato ad Alessandria d'Egitto nel 1888. Originari di Lucca, i genitori si recarono ad Alessandria d'Egitto per motivi di lavoro. Il padre era un operaio, viene ricordato perché lavorava presso il canale di Suez, per quel momento importante che tutti sappiamo, qual era l'apertura. La madre invece gestiva un forno e ciò permetteva alla mamma appunto di poter offrire con i proventi al giovane figlio di continuare gli studi. Importante questa figura materna, molto importante perché praticamente viene a coprire la figura materna e la figura paterna, perché il papà di Ungaretti è morto quando il bambino aveva 2 anni. Certo, da considerare una cosa, che Alessandria d'Egitto era proprio un centro di convergenza di varie culture, di varie civiltà, e questo gli consentì al poeta, che già da ragazzo cominciava a interessarsi alla poesia, di incontrare poeti e letterati del tempo. E fra questo ricordiamo appunto il nostro Enrico Pea. Però la sua formazione culturale cresce anche grazie alla rivista Mercure de France. Questo gli consentì di conoscere la poesia di Mallarmé, di Leopardi, ma anche il pensiero filosofico di Nietzsche e di altri. Però alcuni investimenti sbagliati lo portarono a trasferirsi, e lo vediamo a Parigi, dove compie gli studi universitari. Intorno al 1914, quando scoppierà la Prima Guerra Mondiale, lui è un interventista e quindi si arruola come volontario e combatte sul Carso. Ed è proprio in questa occasione del 14 che conosce Mussolini e partecipa addirittura alla stesura del manifesto. Nel 18, finita la guerra, torna in Francia, a Parigi, e sposa una giovane che si chiama Jeanne Dubois.
due figli, Semmeluccio e un maschietto. La Semmeluccio è conosciuto con il nome di Ninò e il maschietto invece Antonietto. Nel 1928, dopo una serie di meditazione e di riflessione, si converte al cattolicesimo. Questi momenti sono importantissimi da ricordare perché sono, dallo stesso poeta evidenziati in una delle sue più belle poesie, I fiumi, che ascolteremo successivamente. Nel 1936 si reca in Argentina, dove viene, nominato insegnante di letteratura a San Paolo. Però proprio nel soggiorno argentino muore il figlio di appena 9 anni e muore per un'appendicite acuta, creando nel padre poeta una prostrazione grandissima. Ritorna in Italia e viene nominato lettore per quanto riguarda, l'Odissea, forse tutti lo ricordiamo in queste vesti. Nel 70 però è da dire che ottiene il prestigioso premio internazionale, quindi si reca nuovamente, si reca negli Stati Uniti e muore a Milano nel 1970, nel giugno del 1970. È sepolto al Verano accanto alla moglie Jeanne. Gli episodi naturalmente più salienti, più importanti abbiamo voluto ricordare della sua vita perché sono episodi che hanno costruito il suo iter poetico ed il suo iter umano. Come abbiamo visto dalla presentazione della serata, un verso in maniera particolare attrae la nostra attenzione. Ed è il verso di inizio, mi illumino d'immenso. È un verso che ha come soggetto, diciamo, come titolo, la mattina. Ed è stato scritto a Santa Maria la Longa, che si trova in Friuli. È una brevissima poesia, forse la più breve in senso assoluto, quindi non solo di Ungaretti, in cui notiamo la fusione di due momenti contrapposti. Il momento singolo, che è rappresentato dalla prima parte, mi illumino, un momento finito, un momento legato alla brevità della vita, e una seconda parte, che è l'immenso. Bene, questi due momenti che tra di loro ci riportano al confronto, al rapporto finito e infinito, hanno nella luce come una malta, che è proprio la malta della fusione dei due momenti. È una fusione che testimonia la volontà ferrea di cercare una nuova armonia nel mondo, nel cosmo. È abbracciato qui da una luce molto intensa, come ci suggerisce la prima parte, una luce che proviene dall'alto e che ci dà la sensazione del calore, una sensazione di calore che ci riporta al contatto con l'assoluto. Una poesia che ha una portata grandissima, un'intensità enorme, ma è anche un'intensità che si affida alla sinestesia, che è una figura retorica che accosta appunto due termini che appartengono a due piani sensoriali diversi. Bene, è su questa sinestesia che è costruito il testo. Si nota anche il parallelismo fonico-ritmico, se leggete i versi. Questo parallelismo lo troviamo in mi, prima parte, immenso, nella seconda parte, quindi mi, così come lo troviamo in queste due sillabe, min della prima parte, men della seconda parte. I due versi si aprono con una elisione, lo vediamo benissimo, mi illumino. Sono due ternari che ruotano intorno a due termini che cominciano per tutte e due per I, la vocale I, illumino, immenso. E tutte e due terminano con la vocale O, illumino, immenso. Voglio richiamare la vostra attenzione su questi due versi che sono così importanti perché dal punto di vista letterario appunto ci richiamano a due versi che ruotano intorno a due parole, a due termini che cominciano per I e terminano per O. Questo dal punto di vista stilistico è di grande valore e di grande importanza. Un messaggio fondamentale prende spunto appunto dallo splendore del sole.
Lo splendore che trasmette al poeta la sensazione di una grande luminosità, una luminosità che provoca sensazioni interiori, ma anche il sentimento della vastità del momento, così come abbiamo evidenziato prima. Bene, se questo ci serve per introdurci a quello che è la lettura delle poesie, ci serve anche per capire che ci troviamo di fronte a uno dei poeti più importanti del primo Novecento, che inizia con il crepuscolarismo, ma che poi trova anche motivo di narrazione e di poesia nel neorealismo. Quindi diciamo che la poetica del nostro Ungaretti si dilata dal 30 fino al 60-70, creando un vero processo, un vero cammino nell'arte poetica e quindi nella sua stessa produzione. Vorrei ricordare un giudizio del Manacor, del quale dice che tutto l'iter poetico di Ungaretti parte dalla considerazione molto metafisica del sentirsi una fibra dell'universo, per arrivare invece proprio all'interiorizzazione dei momenti della vita vissuta, e quindi è un processo che da un momento un poco più largo, più aperto, ci riporta invece ad una interiorità grandissima, è il processo del cammino dell'uomo. Adesso desidererei presentare con le letture questo che è il processo formativo, culturale, poetico del nostro poeta Giuseppe Ungaretti, e cominciamo dalla prima raccolta. La prima raccolta si intitola Allegria di naufragi. È una raccolta che successivamente poi è stata pubblicata con il termine più completo, ma anche più indicativo, secondo il pensiero del poeta, di Allegria di naufraghi. Questa prima raccolta è preceduta da un'altra raccolta che porta il titolo di Porto Sepolto. Praticamente Porto Sepolto e l'Allegria costituiscono quasi un'unica composizione, anche se pubblicate in tempi diversi. Porto Sepolto è stato pubblicato nel 1916, era un volumetto di 80 esemplari, era stato pubblicato dall'amico Serra. Nel 1923 questo stesso volumetto, Porto Sepolto, è unito invece all'Allegria dei naufraghi. E qui notiamo bene la prefazione è fatta da Benito Mussolini. Che cos'è il Porto Sepolto? È un porto reale, è un porto che si trova vicino Alessandria, ma non è il porto come momento morfologico della realtà, ma ha un significato simbolico. Il significato simbolico è il mistero, quindi è l'assoluto. Bene, il poeta, infatti, è alla ricerca dell'assoluto, della pace, per poter appunto approdare in questo porto. Leggiamo la prima poesia e la sentiamo dalla voce di Gennaro. Prima aggiungiamo semplicemente qualche notizia. La novità dov'è? È una novità proprio dirompente della poesia dell'Ungaretti, che respinge le esperienze precedenti, sia dei crepuscolari che dei futuristi di cui abbiamo parlato, e invece ricerca l'essenzialità della parola, ricerca proprio la sua vita segreta perché possa essere espressa con un linguaggio volto a liberare la poetica e quindi l'uso della parola da ogni forma discorsiva per metterne in evidenza l'elemento lirico-soggettivo. Allora, sentiamo intanto da Gennaro la lettura di Sono una creatura. E poi, se è il caso, possiamo aggiungere qualche altra nota chiarificatrice. A te, Gennaro. Sono una creatura, come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede, la morte si sconta vivendo.
la morte si sconta vivendo è l'ultima strofa della poesia che ha letto Gennaro e che fa parte appunto della raccolta Allegria. Aggiungiamo semplicemente una nota esplicativa. Vi è una scansione dura di aggettivi isolati, aggettivi fermi, e la lirica è breve, ma quello che è importante è che si sostiene tutta su un'analogia che si articola con gli aggettivi così fredda, dura, disanimata, perché così è l'animo del poeta, è l'anima di un poeta con un sentimento di uomo superstite. Nell'altra composizione, I fiumi, che affidiamo alla lettura di Rita, evidenziamo soltanto alcune riflessioni. Intanto diciamo che durante una pausa della battaglia il poeta si è bagnato nel fiume Sonzo e al contatto fresco delle acque del fiume è come se si fosse pacificato, è come se si sentisse in armonia con le cose. Ed è proprio qui che troviamo quell'espressione con cui vi ricordavo il giudizio dato dal Manacorda, una docile fibra dell'universo. Nella memoria sono ritornate le epoche dell'infanzia e della giovinezza. E nella memoria, nel ricordo, ha rivisto questi fiumi, il Serchio, il Nilo, la Senna, cioè quei fiumi che segnarono un momento importante nella sua vita e ne furono, diciamolo pure, le tappe decisive. Questa grande nostalgia del poeta non si stempera nella musicalità esteriore di certi appartenenti al crepuscolare, ma si raccoglie in parole scandite di una grande semplicità, ma di una profonda incisività. E già dalla prima strofe è come se potessimo coglierlo, vederlo con i nostri occhi. Lì quando il poeta dice «Sto appoggiato all'albero, straziato dalle granate», solo in questa buca circolare che ha l'aspetto malinconico di un circo deserto. Ecco, questo «mi tengo», che esprime il bisogno del poeta di aderire alla sola reliquia di vita, che è determinata da quel passaggio sconvolgente dalla guerra, è rappresentato il suo attaccamento a un albero mutilato. La dolina è propriamente una cavità del terreno, una cavità che ha la forma circolare tipica proprio della zona del Carso. L'acqua dell'Isonzo, che ha fasciato il poeta, ha raccolto il suo corpo stanco, come se si trovasse in un'urna di cristallo. Bene, lì egli ha trovato la pace. È stato immobile come una reliquia nella sua bara. Rita, ti diamo la parola per poter gustare questi bellissimi versi e rievocare le immagini che il poeta stesso ci crea con il ricordo dei fiumi di cui abbiamo detto determinanti nella sua vita. Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina, che ha il languore di un circo, prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua, e come una reliquia ho riposato. L'Isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso. Ho tirato su le mie quattro ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni, sudici di guerra, e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'Isonzo, e qui
meglio, mi sono riconosciuto. Una docile fibra dell'universo. Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono mi regalano la rara felicità. Ho ripassato le epoche della mia vita. Questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale hanno attinto 2000 anni, forse, di gente mia campagnola, e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere d'inconsapevolezza nelle distese pianure. Questa è la Senna, e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi, contati nell'Isonzo. Questa è la mia nostalgia, che in ognuno mi traspare ora che è notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre. Benissimo, questo è il cerchio dal quale i miei antenati di origine contadina hanno attinto acqua, forse per secoli e secoli, perché come abbiamo detto la famiglia di Ungaretti era originaria di questa zona su cui scorre appunto il cerchio. E poi ripete ancora questo, rivolgendosi, ricordando il Nilo, sulle cui rive sono nato e sono cresciuto, e dove ho trascorso la mia inconsapevole adolescenza, perché è nato ad Alessandria d'Egitto, ed è proprio qui che ha trascorso gli anni della sua fanciullezza e della sua giovinezza. E poi ancora il ricordo della Senna, come abbiamo gustato nei versi, la Senna, Parigi, dove il poeta fece le sue prime tumultuose esperienze, dove cioè imparò proprio a conoscersi e a scoprirsi, perché per alcuni anni, abbiamo visto, il poeta si è fermato a Parigi e lì conobbe i maggiori esponenti di tutta la cultura, sia francese che europea. Questi ricordi legati a un mondo concreto ci danno però il via nell'opera a una struttura un po' particolare, perché sono ricordi molto legati a quelli che sono gli eventi fondamentali a cui parteciperà, quelli della Prima Guerra Mondiale, perché tutta la struttura dell'opera è come quella di un diario, tant'è vero che ogni poesia ha un suo riferimento, ma ricorda anche un'occasione precisa per cui è nata, ricorda anche luogo e data, e la ripete in maniera che tutti possano abbinare quello che sta cantando con l'ambiente reale in cui è vissuto. La Prima Guerra Mondiale, che cosa ha provocato in lui? Che cosa avverte il poeta? L'uomo poeta sente la presenza costante della morte e riesce ancora di più ad attaccarsi alla vita o con i ricordi, come ha fatto appunto nei fiumi, o con la riscoperta dell'innocenza e della natura per la quale l'individuo si sente appunto docile fibra. Scrive lettere d'amore un giorno, dopo essere costretto a passare la notte intera vicino a un compagno massacrato, come sentiremo nella poesia Veglia, o con il cuore impietrito dal dolore, come abbiamo ascoltato nella Pietra di San Michele, o ancora avverte il sentimento della precarietà del soldato e lo evidenzia con pochissimi versi nella poesia Si sta come d'autunno, o ancora il sentimento di sentirsi come docile fibra dell'universo, e il poeta si bagna in quei fiumi che sono l'origine dei suoi ricordi, dei suoi pensieri, della sua nostalgia, ma anche il rapporto con la vita dolorosa che sta vivendo. Allora
Diamo adesso voce alla poesia Veglia. La poesia Veglia che è letta da Gennaro. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani, penetrata nel mio silenzio, ho scritte lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Tutta la poesia è percorsa da un sentimento allucinato del dolore e della morte, come abbiamo potuto vedere. Ed è costruita proprio su un contrasto molto evidente che rende ancora più angosciosa, ancora più disumana la realtà fra quel compagno massacrato con la bocca digrignata volta al plenilunio nell'ultimo spasimo dell'agonia e l'impeto d'amore che a quella vista prende il poeta. Quindi le sue lettere piene d'amore scritte con furia sono proprio una protesta contro la guerra, sono quasi possiamo dire la rivincita della vita. Anche l'immagine che abbiamo scelto è un'immagine molto eloquente, perché forse non abbiamo trovato il soldato con la descrizione che ne fa Ungaretti, ma lo abbiamo fatto di proposito, però abbiamo sicuramente l'immagine di un uomo riverso, dolorante, che non ha alcuno vicino, alcuna persona, e forse preso dalla smorfia del dolore e della sofferenza, vuole appunto richiamarci alla terribile realtà della guerra. Passiamo alla successiva. La successiva poesia che ci viene offerta da Maria Savasta. Una poesia che è formata, se vogliamo contarla insieme, solo da 8 parole. Però l'immagine che la poesia offre è una sola. È un'immagine determinata dalle foglie che sono sospese ai rami in pieno autunno, perché è altrettanto precaria la sorte degli uomini. È un'immagine che riporta i versi, ma è abbastanza indicativa di quello che è la sofferenza della natura in parallelismo con la sofferenza umana, che è rappresentata, come vediamo, da questo filo spinato. La vita dei soldati è una vita incerta ed è appunto una vita che è sospesa a un filo esile, come lo sono le foglie ai rami durante il periodo d'autunno. Basta un soffio di vento e queste vengono staccate, vanno via e le perdiamo. Legge la poesia Maria Savasta. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Ci fa meditare. Non è la lunghezza o meno, né dei versi né di tutta la composizione, ma questi tocchi leggeri che il poeta ci offre per richiamarci ad una cruda realtà. Siamo sempre alla realtà della guerra. L'altra composizione del poeta si intitola Sentimento del tempo. È un'opera che il poeta ha pubblicato nel 1933. Terminata la Prima Guerra Mondiale, ci presenta due meditazioni diverse, una di natura formale, l'altra di natura contenutistica. Quella di natura formale ci fa assistere al recupero del verso endecasillabo e del verso settenario, 11 sillabe, 7 sillabe. Perché? Perché questo recupero corrisponde proprio a una esigenza morale che il poeta avverte di comunicare a tutti gli uomini queste sue scoperte arcane, cioè il poeta è visto come il poeta veggente. La seconda meditazione ci porta invece a soffermarci sulla condizione dell'uomo. Il tempo scorre molto velocemente, anche le cose passano rapidamente, ma questo passare così veloce e così rapido produce nostalgia, tanta nostalgia del passato, ma anche l'attaccamento alla vita. Ecco, questo è il momento dell'accostamento alla fede.
il sentimento di Dio in cui si placa, non finisce, si placa l'angoscia del poeta. Di questa raccolta abbiamo scelto due bellissime composizioni, La madre e l'altra, Dove più la luce. La madre, guardiamo l'immagine che segue, una donna che ha un'espressione negli occhi che è proprio il culmine dei sentimenti, degli affetti, dei dolori, dei dispiaceri, di una umanità che il poeta ha saputo cogliere e fissare nei versi. È una lirica questa che il poeta dedica alla madre e quasi quasi possiamo dire che conferma la misura del cammino che il poeta sta percorrendo, partendo dai versi dell'allegria, che sono nati sotto l'urgenza dell'espressione, a questi versi, che sono invece un discorso più ampio, perché sono relativi al sentimento del tempo. Qui la parola assume un valore evocativo, ha una straordinaria capacità di rifrazione, come dice il critico, il De Robertis. Il poeta riconquista una forma che era caduta quasi in disuso, perché attraverso questa formula riesce a esprimere l'ansia dei suoi pensieri. La figura della madre sembra come scolpita nella pietra, perché è molto decisa nei suoi segni, ferma. Eppure quanta tenerezza e quanta pena di figlio e quanto amore consumato in silenzio vi è in questo rapido sospiro. Diamo voce ai versi con la lettura di Ada. È il cuore quando d'un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano. In ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerai il tremante le vecchie braccia, come quando spirasti dicendo: mio Dio, eccomi. E solo quando mi avrà perdonato ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai di avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro. Bellissima. Dove più la luce? Un'altra composizione stupenda, perché esula dall'immediato e ci trasporta in quello che potrebbe essere considerato il mito del poeta. È una vita sognata fuori dalla realtà terrestre. Esprime quasi il desiderio di non soffrire, come dice lui stesso, di smemorarsi, dove più la luce possa sciogliere l'animo dai patimenti della carne. Il poeta, come abbiamo detto, nel riscoprire l'endecasillabo dona alla parola una forza emotiva e la isola da tutto ciò che è superfluo. Si rivolge alla sua donna, il poeta. Vieni, le mie braccia ti sanno leggera come la lodola che vola a zigzag nel vento tepido sui prati della primavera. È una leggerezza dei versi che crea un ritmo di incanto che il poeta ha saputo dare. Diamo la lettura di questi versi a Francesco. Come all'odola odorosa, nel vento lieto, sui giovani prati, le braccia ti sanno leggera. Vieni, ci scorderemo di qua giù, e del mare e del cielo, e del mio sangue rapito alla guerra, di passi d'ombre memori entro rossori di mattine nuove, dove non muove foglia più la luce, sogni e crucci passati ed altre rive, dov'è posata sera, vieni, ti porterò alle colline d'oro. L'ora costante
liberi d'età, nel suo perduto nimpo, sarà nostro lenzuolo. Dove tutto è immobile, dove non c'è il trapassare di stagioni, dove la sera è tranquilla, ecco il poeta scandisce questa perfetta immobilità di un passaggio che è un passaggio metafisico. E rileggiamo nell'ultima strofa un verso che è di particolare importanza, un verso che, come osserva il critico il De Robertis, dice: non sai se Lenzuolo dica più il piacere ancor vivo di vivere o quello di perdermi, annientandosi in una specie di nirvana. Certo è desiderio prima di tutto di cessar di soffrire. Non sarà felicità, felicità piena, vera, ma almeno sarà assenza di male. Certo, molte altre potremmo anche leggere di questo, che è la composizione così bella, così determinante che il poeta ci ha offerto con la sua opera, però purtroppo dobbiamo accontentarci. Da sentimento del tempo passiamo a un'altra raccolta, una raccolta che si intitola Il dolore. Il dolore è del 1947, è stata composta dopo il 1944, quindi a chiusura, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale, e anche qui abbiamo un'angoscia terribile espressa nei versi, ma è un'angoscia che ci tocca ancora di più perché è il dolore dell'uomo per la morte del figlio. E si apre infatti questa raccolta con le poesie dedicate ad Antonietto. Abbiamo detto prima, aveva perso il bambino mentre si trovava in Brasile. Questo perché possiamo essere aiutati a capire i versi che sono ispirati agli orrori e alla desolazione di tutta la Seconda Guerra Mondiale, ma anche del dopoguerra. Umanamente bello e convincente, lo definisce un critico, nel quale il poeta, senza alcuna retorica, esprime la visione drammatica della vita. L'atteggiamento contemplativo dell'opera precedente, Sentimenti del tempo, si è adesso mutato in un'ansia religiosa, un desiderio di innalzarsi verso l'alto, ed è un'ansia che si placa nel pianto. Questi versi che sono appunto inseriti nel dolore giorno per giorno quasi servono a darci una conclusione di quello che è il suo grande iter, del grande iter poetico, ma che è anche l'iter dell'uomo. Sono dedicati al figlio morto e che cosa sottolineano? La presenza di una pena che ha degli accenti di disperazione a volte, ma a volte anche di una tenerezza desolata, un dolore che è vissuto giorno per giorno. E il poeta lo riscatta, questo dolore, solo grazie alla virtù proprio della parola. Ecco perché, vi dicevo, è come se concludesse questo cammino, anche se ci sono altre composizioni, però è lo svolgimento di cui abbiamo parlato di Ungaretti, che si sentiva fibra del creato e che adesso è considerato ed è visto come uomo di pena. Maria Luigia, affidiamo a te la lettura di questi magnifici versi. Vi invito a guardare l'immagine che precede i versi, perché troverete il contenuto nelle parole, nella composizione tutta. Nessuno, mamma, ha mai sofferto tanto. È il volto già scomparso, ma gli occhi ancora vivi, dal guanciale volgeva alla finestra e riempivano passeri la stanza verso le briciole dal babbo sparse per distrarre il suo bambino. Ora potrò baciare solo in sogno le fiduciose mani e discorro, lavoro, sono appena mutato, temo, fumo. Come si può che io regga tanta notte? Mi porteranno gli anni, chissà quali orrori, ma ti sentivo accanto, m'avresti consolato. Mai, non saprete mai
come mi illumina l'ombra che mi si pone al lato, timida quando non spero più. Ora dov'è? Dov'è l'ingenua voce che in corsa risuonando per le stanze sollevava dai crucci un uomo stanco? La terra l'ha disfatta, la protegge un passato di favola. Ogni altra voce è un eco che si spegne, ora che una mi chiama dalle vette immortali. In cielo cerco il tuo felice volto, ed i miei occhi in me null'altro vedano quando anch'essi vorrà chiudere il Dio. E tamo, ed è continuo schianto. Sono tornato ai colli, ai pini amati, e del ritmo dell'aria il patrio accento, che non riudrò con te, mi spezza ad ogni soffio. Passa la rondine e con essa estate, e anch'io mi dico passerò. Ma resti dell'amore che mi strazia, non solo segno, un breve appannamento, se dall'inferno arrivo a qualche quiete. Sotto la scure, il disilluso ramo, cadendo, si lamenta appena, meno che non la foglia al tocco della brezza. E fu la furia che abbatté la tenera forma e la premurosa carità d'una voce mi consuma. Non più furori reca a me l'estate, né primavera i suoi presentimenti. Puoi declinare, autunno, con le tue stolte glorie. Per uno spoglio desiderio, inverno distende la stagione più clemente. Rievocherò senza rimorso, sempre, un'incantevole agonia di sensi. Ascolta, cieco, un'anima è partita dal comune castigo ancora illesa. Mi abbatterà meno di non più udire i gridi vivi della sua purezza, che di sentire quasi estinto in me il fremito pauroso della colpa? Fa dolce e forse qui vicino passi dicendo: questo sole e tanto spazio ti calmino. Nel puro vento udire puoi il tempo camminare e la mia voce. Ho in me raccolto a poco e chiuso lo slancio muto della tua speranza. Sono per te l'aurora e intatto il giorno. La terra ha distrutto quella voce, ha distrutto quella creatura, ma esse sono intatte nella memoria perché sono custodite dall'affetto e dal ricordo, fuori della realtà concreta delle cose. Fuori cioè da tutto ciò che è sensibile, da ciò che è effimero, bene, sono diventate una favola, sono diventate il mito. Il dolore così trova in se stesso una piena consolazione. Ancora di questa raccolta, il dolore fa parte l'altra composizione, Non gridate più, che affidiamo alla lettura di Raffaele. E questa è una delle ultime liriche del dolore. Un ammonimento, è quasi un invito ai vivi, cioè a quelle persone che la guerra ha risparmiato. Perché è un invito, un ammonimento? Affinché non uccidano i morti una seconda volta con l'odio e le passioni. Bellissima questa immagine. Scenda un silenzio sacro sulle tombe, se si vuole che da esse salga il messaggio di speranza per i superstiti. Nel giro di pochi versi torna in quella che è il palpito della grande poesia il tema di Foscolo della tomba. Ora però i morti non vogliono tumulto di gloria, non vogliono il furore dell'inglide gesta, ma i vivi sappiano ascoltarli, perché i morti ammoniscono, le loro voci non fanno più rumore del crescere dell'erba. Ecco, questo è il poeta del dolore di tutti gli uomini, e le sue lacrime sono quelle di tutti gli inermi che l'odio e la guerra hanno travolto e hanno sgomentato. Ecco perché comincia quasi con tre imperativi: cessate, non gridate, non gridate, proprio perché il poeta si rivolge ai vivi affinché smettano le loro contese,
smettano risse furiose e non turbino la pace sacra dei morti, se li vogliono ascoltare. Ne troveremo e lo gusteremo questo riferimento ad un impercettibile sussurro dei morti. Questo suono, questa voce che sale dalle tombe a dire ai vivi una parola d'amore e di speranza. Questa presenza silenziosa che bisogna solo saper cogliere. Certo, i vivi si allontaneranno dalla memoria della terra inferocita se non sapranno accogliere l'invito che proviene da chi non è più. E forse crederanno ancora, e forse li ascolteremo sempre di meno, perché la voce loro è come l'erba dei prati, è lieta, se non la calpesta il passo dell'uomo. Rafael, alla tua voce affidiamo la lettura di questi meravigliosi versi. Cessate di uccidere i morti, non gridate più, non gridate se li volete ancora udire, se sperate di non perire. Hanno l'impercettibile sussurro, non fanno più il rumore del crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo. Anche l'immagine scelta, come vedete, dà la dimensione di una grande desolazione. Questo terreno così coperto da foglie, metaforicamente, è un terreno che ci richiama ai tanti caduti in guerra. Bene, lasciamolo riposare e ascoltiamo dolcemente e con tutta l'attenzione e il sentimento d'affetto che nasce nel nostro cuore la voce che può venire fuori da una condizione di dolore così ben protette e presentate dalle foglie morte. La terra promessa, il dolore che è nato dalla tragedia avuta in famiglia del poeta e dalla consapevolezza ancora più grande del dolore della guerra, avevano portato un po' il poeta ad abbandonarsi a una forma più autobiografica. Una forma autobiografica che è stata espressa in un altro romanzo, La vita di un uomo, che è il titolo complessivo che ha dato Ungaretti alle raccolte poetiche. Questa storia riprende con La terra promessa, che è pubblicata nel 1954. Bene, in quest'opera, rifacendosi al mito Didone, che era stata abbandonata da Enea in cerca della terra promessa dall'oracolo, che poi sarà appunto il Lazio, il poeta intende rappresentare l'autunno della propria esistenza. Vuole rappresentare questo distacco, questo declinare della pienezza dei sensi. Più che i cori descrittivi di quelli che sono gli stati d'animo di Didone, che è impossibile appunto riportare poi in piccoli frammenti, è importante rileggere e ripresentare il segreto del poeta, un segreto che si lega al canto del dolore. Ancora quindi la morte del figlio, avvertita ora con un atteggiamento più sereno, più pacato, priva da quella che è stata l'angoscia del momento, è sempre presente comunque in Ungaretti che parla, ma che parla proiettato nella speranza. Affidiamo ad Elisa questa bellissima poesia che è il segreto del poeta. Segreto del poeta che, se guardate attentamente, sembra essere inserito in questo sguardo così toccante dell'immagine di Ungaretti. È un segreto trasparente, sembra una contraddizione in termini, ma solo nel raccoglimento, gli dirà, è possibile trasmettere al tempo che passa tutto se stesso. Non ha importanza che si dia alla distrazione quel valore che altri credono sia un valore taumaturgico. Senza la distrazione degli eventi estranei alla propria coscienza non si ha un'amica, e quindi l'unica amica sarà la notte. Elisa, ti affidiamo questi bei versi. Solo, o amica, la notte, sempre potrò trascorrere con essa, d'attimo in attimo, non ore vane, ma tempo cui il mio palpito trasmetto, come mi grada, senza mai distrarmene. Avviene quando sento
mentre riprende a distaccarsi da ombre la speranza immutabile in me che fuoco nuovamente scova e nel silenzio restituendo va a gesti tuoi terreni talmente amati che immortali parvero luce. Luce è una parola, come notiamo, isolata, però da sola costituisce un verso, perché assume un carattere emblematico, sta proprio a significare il valore illuminante della speranza. C'è stato un lavorio di Lima, sicuramente, teso ad alleggerire il verso da tutta quella urgenza sentimentale che il poeta avvertiva. Ecco, ci piace riportare ancora una volta l'attenzione su questi versi che fanno parte appunto di una raccolta, La terra promessa, che doveva essere la poesia dell'autunno ed è invece la poesia dell'inverno, così come la definisce lo stesso Ungaretti, che fu iniziata nel 1935, fu interrotta dalla partenza nel Brasile e poi ripresa dopo il rientro. Dopo il rientro, appunto, durante questo momento, poi verrà completata. Questa è una poesia che molti critici hanno definito forse quella di transizione dall'ermetismo appunto al neorealismo. È una poesia in cui si assiste con il termine conclusivo della luce ad una grande apertura. L'apertura che in maniera verticale lo porterà in alto, lo porterà a Dio. Chiudiamo con Dal taccuino del vecchio, che comunque fa parte sempre della terra promessa, con gli ultimi versi che leggerà Alessandro. Contiene versi che furono scritti fra il 1952 e il 1960 e sembrano una prosecuzione della raccolta precedente. Man mano Alessandro leggerà, potremmo tenere desta l'attenzione per considerare il linguaggio. Il linguaggio è distaccato adesso da qualsiasi intreccio, da qualsiasi canovaccio, da qualsiasi tessuto narrativo, perché assume caratteristiche particolari che riportano quasi al riepilogo totale dell'esperienza della vita del poeta. Il taccuino del vecchio, quindi, è, possiamo dire, l'ultima stagione della poesia ungarettiana. Anche la sofferenza per il decadimento dei sensi ha lasciato il campo alla meditazione sull'eternità, verso la quale ora la morte è sentita in maniera cristiana come un semplice passaggio. Ti diamo la parola, teniamo voce a te, Alessandro. Ultimi cori per la terra promessa. È sempre pieno di promesse il nascere, sebbene sia straziante. E all'esperienza di ogni giorno insegni che nel legarsi, sciogliersi e durare non sono i giorni se non vago fumo. Verso meta si fugge. Chi la conoscerà? Non dita castugna, smarriti in vario mare, ma va la mira al Sinai sopra sabbie che novera monotone giornate. Si percorre il deserto con residui di qualche immagine di prima in mente. Della terra promessa nient'altro un vivo sa. All'infinito, se durasse il viaggio, non durerebbe un attimo e la morte è già qui poco prima. Un attimo interrotto, oltre non dura un vivere terreno. Se si interrompe nella cima a un Sinai, la legge a chi rimane lì si rinnova, riprende a includere l'illusione. Se una tua mano schiva la sventura, con l'altra mano scopri che non è il tutto se non di macerie. È sopravvivere alla morte, vivere? Si oppone alla tua sorte una tua mano, ma l'altra vedi subito, t'accerta che solo puoi afferrare briciole di ricordi. Sovente mi domando come eri ed ero prima. Vagammo forse vittime nel sonno? Gli atti nostri eseguiti furono
da sonnambuli in quel tempo? Siamo lontani in quell'alone d'echi, e mentre in me remerci nel brusio, mi accorgo che da un sonno ti sollevi che ci previde a lungo. Ogni anno, mentre scopro che febbraio è sensitivo e per pudore torbido, con minuto fiorire, gialla irrompe la mimosa, si inquadra alla finestra di quella mia dimora d'una volta, di quella dove passo gli anni vecchi. Mentre attivo vicino al gran silenzio, segno sarà che niuna cosa muore, se ne ritorna sempre l'apparenza. O saprò finalmente che la morte, regno, non ha che sopra l'apparenza, le ansie che mi hai nascosto dentro gli occhi, per cui non vedo che irrequiete muoversi nel tuo notturno riposare, sola le tue memori membra, tenebra, aggiungono al mio buio solito, mi fanno più non essere che notte, nell'urlo muto notte. Qui abbiamo assistito, abbiamo ascoltato in questi versi il ritorno annuale del mese di febbraio, il mese in cui è nato il poeta, e questo scopre delle analogie segrete, diciamo, tra le caratteristiche del tempo e il temperamento suo proprio. Cioè, febbraio ha la sua stessa sensualità, è quasi corrucciato per pudore, no? Come se le nubi nascondessero l'esplosione della primavera. Poi ancora abbiamo assistito nei versi successivi a un'altra immagine bella, l'improvviso fiorire della mimosa, che è l'immagine che abbiamo anche presentato in questo video. L'improvviso fiorire della mimosa appare al poeta attraverso la finestra della casa in cui conduce i suoi ultimi anni. E questo gli suggerisce il ricordo di uno stesso fiorire nella casa di una volta. Cioè, attraverso questa immagine della pianta, della mimosa, viene così posto il problema della continuità dell'esistenza. L'immagine della mimosa stessa ci ripropone la continuità, il problema della continuità dell'esistenza, quindi il problema del rapporto tra la vita e la morte, che viene affrontato proprio negli ultimi versi, quando si chiede: saprò finalmente che la morte, regno non ha che sopra l'apparenza? Potrà finalmente avere la prova di ciò che ho sempre sentito, che solo le cose materiali, ma non lo spirito, possono perire? E infatti utilizzare quel finalmente dice proprio il senso della liberazione con cui la morte è ormai guardata dal nostro poeta, da Ungaretti. Cioè, non è ciò che distrugge, ma è ciò che fa vivere, ciò che innalza verticalmente verso l'alto, verso quell'immenso di cui nella prima poesia aveva dato una dimensione sconfinata. Siamo giunti al termine di questo incontro che io considero molto bello, molto, molto piacevole, molto sostanzioso, che ci fa veramente conoscere il cammino di un poeta che da molti è gustato, è apprezzato e anche fatto proprio. È stata una bellissima carrellata tra le opere del poeta, di Giuseppe Ungaretti, una carrellata che ci ha condotto a conoscere una poetica nuova offerta con uno spirito nuovo. Io vi ringrazio e lascio a tutti voi la buona sera. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Prego. Carmela. Grazie. Grazie, buonasera. Non grazie, avevo mai seguito con tanta attenzione quello che Ungaretti aveva scritto.